Andiamo, no, dovrebbe essere qui. Corri, corri. È qua? Sì, sì, qua, qua. Eh beh, sì, sembra proprio questo, sembra un bel giardino. Che meraviglia. Da Monsignore. Infatti, oggi è mattinata, ragazzi. Andiamo sotto l'albero, così c'è più ombra. Questo albero d'ulivo, che poi è anche l'immagine del Gargano. Beh sì, è l'immagine del Gargano e credo ne dovremmo parlare un po' di questa situazione. Tante attività turistiche e non solo immerse in questi ulivi secolari, anche se qui non dovremmo tanto starci. Ci spostiamo, andiamo, c'è una bellissima lasciamo palma. Gli ulivi, andiamo su questa sotto questa bellissima palma. Anche perché la sosta sarà breve, qui c'è da andare un po' in giro, no? Tanti sono i percorsi che facciamo. Sì, anche sì, oggi. Io ho qualche gioiellino da farvi scoprire. Benissimo. Io sono il primo a partire come sempre, okay. Quindi vado a introdurre il territorio, a far conoscere un po' di percorsi e soprattutto a vedere qualcosa che solitamente non siamo abituati a vedere. Fra poco. E poi Francesco col suo cappello. E poi con me facciamo qualche passo a piedi appena fuori qui di mattinata. Allora vi aspetto scoprire, qua. Per scoprire qualcosa di poco conosciuto. Perfetto. Ci vediamo. A dopo. Io intanto vado in cucina a vedere cosa ci hanno preparato per oggi. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Intanto raggiungo Francesco, Francesco Cota. Salve, ciao, Francesco. Grazie per avermi accolto nella tua cucina. Che cosa ci fai assaggiare oggi? Oggi una favetta con la cambiata di spinaci e polipo agostino. Perfetto, sono tutti questi prodotti della la favetta è favetta tipica del è posto. Tipica, inverno e estate. Come si cucina questa favetta veloce veloce? Semplicemente con una foglia dell'acqua e mettiamo a bollire per un paio di ore. Semplicissimo. Lo può fare anche chi non è brava in cucina. Chiunque. Perfetto. Spinaci. Pane bruschettato, il pane pugliese è unico. I gamberi, della rucola, fiori di zucca, pomodori, del basilico e dell'aglio. Con questo che ci fai? Uno spaghetto? Un troccolo. Troccolo, fantastico. Quella pasta corposa che acchiappa. È anche molto organica. Ed è compatto il polipo con la favetta. Con la favetta, perfetto. Allora, il tempo che tu prepari, sì, noi ti aspettiamo a tavola. Va bene. Grazie, okay. Grazie Francesco, a dopo. Il polpo. Simbolo incontrastato della bontà del prodotto ittico pugliese del periodo estivo, arrostito sulla brace o cucinato secondo le ricette della tradizione marinaresca, riempie di sapori e di odori l'area del lungomare e dei porti. Incredibilmente scaltri nel camuffamento, con 8 braccia e nessuna gamba, come fanno a dileguarsi di fronte a un pericolo? Semplice, ne usano 2 per correre e il resto per mimetizzarsi e confondere così l'avversario. Nella storia degli animali, scritta nel 350 a.C., un filosofo greco descriveva il polpo come un animale sciocco che si avvicina alla mano dell'uomo quando questa è calata nell'acqua. Una volta pescato, curiosa e interessante è la fase della sbattitura, che consiste nel lanciare ripetutamente con la forza di tutto il braccio e della spalla il mollusco sullo scoglio. Questa fase termina nel momento in cui il polpo non si ritira più, segno di intenerimento delle carni. A questo punto si passa alla fase di arricciatura, che consiste nello strofinare il polpo sulla ruvida superficie di pietra o più tradizionalmente agitarlo in un largo cesto di rami d'ulivo intrecciati, finché si presenta liscio come appena pescato. Questa preparazione dona alle sue carni una consistenza più croccante e le rende sicuramente più gradevoli, soprattutto per consumarlo crudo o alla brace.
Questa particolare posizione geografica del Gargano ha favorito sia a Mattinata ma in tutti gli altri comuni limitrofi lo sviluppo di una lunga serie di colture, ma soprattutto anche la presenza nel territorio di infinite varietà di ambienti. Questo ha fatto sì che si sviluppasse una flora quanto mai differenziata che va dalle piante tipicamente mediterranee anche a quelle alpine. Nell'agro di Mattinata sono state riconosciute 80 varietà diverse di fiori e molte di queste si avvicinano alle varietà tropicali delle orchidee, tanto che questa è zona di orchidee selvatiche. La coltura principale di tutto il territorio è l'ulivo, ma possiamo trovare anche tantissime piante da frutto e il territorio è famoso anche per questi fichi d'India che in piena estate colorano di rosso i loro puntoni. Per non parlare poi di tutte le colture selvatiche che troviamo nelle campagne di Mattinata, capperi, asparagi, origano, possono essere tutti raccolti in estate e soprattutto nelle annate piovose, ma anche d'inverno quando il clima è ancora mite. E proprio per andare alla ricerca di questa immensa vegetazione sono nati nel corso dei secoli innumerevoli percorsi e alcuni erano le mulattiere dove gli allevatori portavano a pascolare il bestiame. Oggi molti di questi sono diventati addirittura itinerari di meeting internazionali, di running o di trekking che richiamano qui a Mattinata tantissima gente per venire a percorrere questi percorsi. Averai il finale. Oh, è rimasto veramente. Come colonna dorsale di tutto il paese si snoda il corso principale, ovvero Corso Matino, che durante il giorno è un piccolo centro commerciale all'aperto dove poter trovare davvero di tutto. Sempre su Corso Matino la gente del posto, ma anche i turisti, ogni giorno fanno una tappa obbligata in farmacia, l'unica farmacia del paese, ma non solo per acquistare medicine. Vediamo perché. Ed ecco il motivo. Questa è la farmacia Sansone, una farmacia che conserva ancora l'arredamento antico tipico della farmacia, ma il vero motivo e la passione che il dottor Matteo Sansone ha potuto coniugare nella sua vita. L'amore per la medicina, ma anche un grande amore per l'archeologia. In questa farmacia, pensate, sono custoditi oltre 4.000 pezzi, regolarmente catalogati, che sono reperti provenienti dalla necropoli di Monte Saraceno, oltre che stele daunie, vasi appoli, utensili itici, tutti a racchiudere un arco di migliaia di anni di storia garganica. C'è custodito di tutto qui, reperti sacri, reperti di vita quotidiana e addirittura proveniente dalla chiesa di Santo Stefano alla Sperlonga, che più tardi nel corso di questa puntata conosceremo insieme a Francesco, proviene addirittura questo David. Bene, il nostro percorso finisce qui, adesso è il momento di passare la parola a Francesco
Qualcosa mi dice che anche il suo percorso lo ha portato qui, a Mattinata, in Corso Matino. Andiamo a vedere. Oggi il nostro sentiero ci porta a Mattinata, dove c'è un'edicola che nasconde molti tesori, anche se i tesori non sono nell'edicola, ma venite con me e vediamo un po' di che si tratta. Ciao Filippo. Ciao. Allora, questa edicola nasconde tesori? Sì. Soprattutto l'associazione? L'associazione è un'associazione creata a Lerne da circa un anno. A Lerne intanto è un termine mattinatese che significa andare a zonzo, ma per noi può essere anche la spensieratezza, quelle sensazioni di un territorio che noi abbiamo avuto la fortuna di assorbire negli anni belli e che noi vorremmo trasmettere ai giovani e di Mattinata e ai turisti che vengono. Insomma, nell'edicola Mantuano è un punto d'incontro per passeggiate, sì, alla scoperta del territorio, sì, per ripartire. Dove ci porti oggi? L'abbazia di Santo Stefano. Santo Stefano alla Sperlonga. La Sperlonga, un tesoro, sì, poco conosciuto e che ci aiuterai a riscoprire. Molto ci bello. Accompagni tu? No, vengono i miei collaboratori. Ok, allora, ciao Filippo, noi andiamo. Arrivederci. Mi raccomando, non solo buone notizie, senz'altro, anche il territorio. Senz'altro. Andiamo. Arrivederci. Questo viadotto non è il massimo, non so com'è. Beh, si parla del Gargano come di una regione isolata per millenni. Adesso abbiamo il segno della rottura dell'isolamento del Gargano, quindi bisogna immaginarlo senza viadotto. Senza viadotto, sì. Con molta difficoltà ad arrivarci. Però sai che è proprio questo elemento di isolamento, di difficoltà di accesso che rende che ha preservato questa ambivalenza tra turismo di massa e turismo d'élite, si dice così, insomma. Sì. Perché il Gargano per il turismo o per il visitatore, diciamo, che cerca luoghi isolati e luoghi di contemplazione, anche di ritiro spirituale, diciamo, per ritrovare se stessi. Questa è la vallata della Sperlonga, dal quale si può arrivare da quale si può arrivare a Monte Sacro, mentre il mare ce l'abbiamo alla nostra destra, il mare alle nostre spalle. Alle nostre spalle. Beh, la Sperlonga è legata a Pulsano, no? A Pulsano, certo, si pensa. Quindi era un luogo di eremitaggio. Sì, si pensa che fosse una dipendenza appunto di Santa Maria di Pulsano. E dei riferimenti a questo convento ci sono una bolla pontificia del 1174 praticamente. Per il resto si sa poco di questo monastero praticamente. Che però ricordiamo che Pulsano e quindi anche Santo Stefano qui alla Sperlonga era un luogo che metteva insieme sia il monachesimo cenobitico, cioè quello in convento, sia quello del Romitaggio, sì. Questo convento che andiamo a visitare si potrebbe anche collocare in questa strada di cammino spirituale che portava verso l'Oriente. Infatti, dopo Monte Sant'Angelo, questo convento della Sperlonga, di Santo Stefano, rappresenta, oltre a quello di Peschici con Calena, uno degli ultimi conventi che hanno dato ospitalità ai pellegrini che andavano verso la Terra Santa. I muri a secco sono quelli della tradizione? Quelli tradizionali, sì. Il convento è la base di questo corno, praticamente. E quello è una buona postazione per vedere di sul mare, sì, osservazione per osservazione. Vedere se dal mare, sì, arrivavano, sì, i barbareschi o i turchi. I turchi, principalmente. Insomma, se c'era qualche pericolo. E qui proprio si apre la vallata, alla base, sì, troveremo Santo Stefano. Santo Stefano, alla Sperlonga. Asper et longa vuol dire appunto una strada aspra e lunga. Aspra e lunga, come i sentieri del Gargano. I sentieri del Gargano, se non sono, certo, aspri e lunghi, non sono, non sentieri sono garganici. Garganici. Eccola. Eccola che si intravede. Si intravede. Si cominciano a vedere le prime mura.
Ed eccoci a Santo Stefano alla Sperlonga. Diciamo subito che è altamente sconsigliato venire da soli, perché i luoghi sono in uno stato di abbandono, sì. E quindi senza una guida è meglio arrivarci con una guida locale, che ci vuole qualcuno che vi accompagni, sì. Se volete ritornare sicuramente. Allora, questo dovrebbe essere l'ingresso, questo con questo bugnato fantastico, il portale d'ingresso. Ecco, questo portale sembra quasi essere staccato dall'ingresso, sembra quasi essere stato portato qui. Si pensa anche a una successiva collocazione da parte dell'abbazia di Montesacro, praticamente, perché si vede, sì, proprio di qualcuno che l'ha voluto impreziosire. È addossato alla struttura anche principale. Anche perché lì ci, sì, doveva essere probabilmente lo stemma, sì, di qualche famiglia o sicuramente, di, sì, qualche commendatario. E qui possiamo trovare delle iscrizioni su queste. La croce pulsanense si vede lì, si legge, si intravede anche la data 1141. Sì. E poi tanti altri graffiti di, sì, successive, di visitatori, di pellegrini che lasciavano il loro segno, tanti graffiti. Entriamo, si può entrare. Entriamo con molta delicatezza. Purtroppo la vegetazione ha preso il sopravvento, come vediamo questo albero di fico che è nato all'interno della struttura. E lì si entra in un misto di qui praticamente, sì, sono oramai in stato di abbandono. Questi locali sono stati utilizzati negli ultimi secoli come ricovero degli animali, di bestiame, di bovini, eccetera. Certo, quindi stati, diciamo, hanno subito. E anche molti di queste pietre magari si trovano in, sì, giro queste, nelle masserie del posto per riutilizzo. È rimasta una statua di Santo Stefano che è collocata, la testa di questa statua è collocata nella farmacia del paese, la farmacia Sansone. E questo è l'ipogeo a campana. Gli archi sono a tutto sesto, poi sono bellissime queste colonne che fanno un tutt'uno con la roccia. Sì, siamo innestati sulla parete rocciosa sovrastante. Da qui si accedeva probabilmente ad altri ambienti. Sì. Questo sembra un forno. Di qui invece poi c'era l'accesso al giardino del convento esterno. E fuori qui in questo giardino abbiamo un muro a secco e malta, all'interno del quale. Quante sono? Queste sono delle nicchiette, sono 24. Probabilmente sono delle sepolture. Delle sepolture. Tipico in ambiente monastico, no? Ma poi vediamo anche riutilizzate come alveari, per collocare le armi. Questo è gli antichi alveari. Questo non è medievale, ma è secolare anche lui. Sì, una vecchia armia ripresa in questo continuo riadattamento del passato nel presente. Da qui vediamo anche la fortificazione. Ah certo, la fortificazione, sì, che si addossa alla parete, sì, utilizza la parete rocciosa si per adattarvi. Sì. Alla parete rocciosa. E lassù vediamo la fortificazione che abbiamo già visto arrivando dalla vallata, che dà un colpo d'occhio su tutta, sì, la valle. E insomma è grande. È un bel complesso monastico. Un, sì, complesso monastico di una. Andiamo a vedere una la chiesetta. Certa rilevanza, diciamo. Quello che resta della chiesetta. Sì. Purtroppo sono andati persi la maggior parte degli affreschi che adornavano sia le pareti del convento che della chiesetta che adesso andiamo a vedere di là, di fianco. Certo, bisogna immaginarlo nel suo splendore come presidio del territorio e come servizio anche al territorio. Al territorio, certo. Un convento della regola pulsanense e poi. Poi passò sotto il controllo di Montesacro, che aveva possedimenti in tutto il Gargano e anche nella terra di Bari praticamente, quindi. Che era tenuta da Benedettini. Da Benedettini, sì. Ah, e questa è la chiesetta con una torre campanile. Eh sì,
sul portale della chiesetta vediamo i gigli che sono il simbolo di Pussano praticamente. Certo. Nel convento dell'abbazia di Pussano. Purtroppo questa è stata di dobbiamo immaginarla buona. Tutta affrescata. Sì. L'altare. L'altare. È rimasto. Sì. Cioè, il basamento. Il basamento dell'altare è rimasto. Comunque utilizzando la roccia e pietre. Ed è. La roccia. C'è qualche progetto di recupero di questo luogo? No, assolutamente. Anche perché come fondo rimane un terreno privato, quindi diciamo ci sono proprio problemi legati alla natura privata del posto. E questa era probabilmente una cappella, un locale laterale. Di servizio della chiesa, sì. La sagrestia, anche questa. Probabilmente c'era qualche accesso diretto dal convento. Bello, qui c'era il passaggio, no? Qui stiamo andando verso i locali sottostanti il convento. Sì, che si pensa fossero usati come romitori per i monaci. Ah, ecco, siamo arrivati alla missione di questo luogo. È spettacolare. C'è questa colonna centrale che sorregge il tutto. Beh, cercando con un po' di pazienza forse qualche resto qualche... di affresco. Sarà difficile adesso. Decisamente in abbandono. Sì. Ecco, questa. Qui siamo proprio alla base del convento e queste sono praticamente le fondamenta del convento sovrastante praticamente. Infatti vediamo proprio le mura sovrastanti. E questo serviva per raccogliere luce ma anche acqua. Anche acqua, sì. Certamente. È asper et longa questo luogo, occorre avere molta buona volontà. Molto, sì. Però c'è un silenzio. Una pace assoluta proprio. Il silenzio è rimasto immutato, come quello del Medioevo, quello dei monaci. In effetti. Anche questo convento guarda a una valle. Beh, rispetto a Pulsano siamo più in basso, sembra quasi la residenza invernale quasi, può sì, essere si potrebbe pensare in inverni particolarmente rigidi fosse questo il luogo. Fosse un luogo di... Ed è un luogo che ricorda la valle di Pulsano, è un luogo destinato a rimanere isolato, sconosciuto. Isolato, sì, sicuramente. Per certi aspetti è anche un vantaggio. È anche un vantaggio perché appunto è... Però diciamo, ciò non lo libera dagli atti di vandalismo. Ecco, se questo dalla, sicuramente lo pericolo, ha contribuito a mantenerlo dal pericolo che vada in questo in decadenza. Stato. Gino, grazie per averci grazie fatto voi, scoprire stata... questo gioiello e soprattutto in questo rapporto tra passato e presente, tra Gargano è silenzioso. Stato, è stato un piacere. Ci hai tracciato un sentiero davvero unico. Unico. Grazie, allora. Grazie a voi. Torniamo. Matteo, questo posto è meraviglioso. Grazie. Lo sfondo del mare ci sta benissimo, però c'è una curiosità che vogliamo toglierci tutti. Perché si chiama Monsignore? Monsignore è perché nel Settecento tutta la piana di Mattinata, anzi si estendeva pure nel Barese, era tutta la proprietà della diocesi di Manfredonia. Era canonizzata tutta dalla diocesi di Manfredonia. Quindi qui Monsignore, poi ci si poi, sposta? Quando sono stati ceduti o venduti dati pezzi di terra, sono stati ereditati i nomi che avevano, tipo questo è Monsignore, mm-hmm. Più avanti è Altissimo, poi Sant'Antonio, San Matteo, addirittura Fra Carluccio che era un frate dell'epoca, quindi sono tutti nomi di... E da quanti anni siete qua? Noi qui siamo dal 2000.
Nel 99 abbiamo fatto una bozza di ristorante giù a Lido, poi ci siamo trasferiti qua. Dal 2000 abbiamo questo ristorante di proprietà della famiglia Biceglia, è gestito da noi, ex cooperativa Caputaria, che abbiamo aperto molto molto prima, e adesso è una società. Fantastico, un panorama spettacolare, il posto curatissimo ma molto semplice, sì, come poi la caratteristica, ecco qua, i disturbatori. Eccoci qua, il nostro percorso è terminato. Maria. Stanchi? Che roba, sì. Ah, io invece rilassato, ho fatto un salto in cucina, c'è qualcosa di spettacolare, buonissimo da mangiare. Che sta arrivando. Che sta arrivando, ecco qua, c'è Pasqua, che porta questa bontà. Quindi anche oggi proviamo il piatto. Ve lo presento? Certo, cioè polpo, adesso vogliamo vedere se sei abbastanza brava anche. Polpo arrosto con favetta, semplicissimo, lo possono fare anche le vostre mogli, lo possono fare tutti. Grazie. C'è anche l'olio, monsignore. Ecco qua, poi l'olio, Matteo, tu sei informatissimo. Assolutamente. Che bontà. Abbiamo fatto un giro. Grazie. Di mattinata e quindi dobbiamo per forza assaggiare il buon olio locale. Grazie Matteo. Grazie Matteo, tu non mangi con noi? No, grazie. Vai a lavorare. Buon lavoro. Grazie Matteo, grazie. Io vado. Come al solito concludiamo la nostra puntata con un buon appetito. Ah, sì, ci alla sta. Alla prossima. Beep.